Buongiorno a voi, tutti gli ascoltatori in questo di festa, che festa non è in realtà perché siamo qua. In effetti i mercati sono aperti e dunque noi senz'altro siamo operativi. Grazie innanzitutto per essere con noi in questo giorno di festa, però partiamo ovviamente dalle dinamiche legate al petrolio. Ovviamente c'è stato un scombussolo, ne abbiamo parlato anche insieme, legato all'Omicron, che inizialmente non c'erano troppe informazioni, adesso sembra che ci siano un po' di più, e cioè molto contagioso, però non troppo pericoloso in termini di impatto. Ciononostante ci sono state delle chiusure importanti in termini di viaggi, restrizioni e così via, reazione immediata dalla classe politica internazionale. E nello stesso tempo OPEC, che ha confermato il rialzo della produzione, però per carità sono pronti sempre ad aggiustare le proprie politiche. Volevo capire quali sono le prospettive in termini di prezzi e in termini di domanda entro fine anno, ovviamente il primo trimestre del 2022. Il petrolio, così come tutte le classi rischiose, ha beneficiato di questo rimbalzo molto importante durante la settimana in corso e la chiusura della precedente. Non ci sono motivazioni specifiche al petrolio, in verità. Le prospettive di domanda non sono buone. Io dovessi fare un'analisi fondamentale, che è quello di cui sono specialista. Direi che per il primo trimestre del 2022 mi aspetto un petrolio a 65-60 dollari, non a 85 dollari, perché il profilo della domanda è nettamente in contrazione e la rapidità con la quale ritorna la domanda sul mercato è chiaramente figlia di dinamiche che sono legate vuoi alla pandemia e quindi a eventuali sconquassi legati ad Omicron, ma anche ad una, come dire, impostazione un po' meno energivora. Adesso cercherò di spiegarmi. Noi dobbiamo ricordare sempre che stiamo parlando di un mercato, quello del petrolio, che a livello globale è un oligopolio. Per cui, da un punto di vista del lato della offerta di petrolio, noi non riusciamo a identificare un unico elemento di conduzione dell'offerta. Abbiamo la necessità di generare cassa per il profilo fiscale degli stati che producono petrolio, quindi abbiamo una motivazione di, come dire, di finanza pubblica. Poi abbiamo delle motivazioni profondamente geostrategiche, la marginalizzazione della produzione del Nord America rispetto a quella del Medio Oriente e della Russia. Poi abbiamo la transizione energetica, che sul lato della domanda inizia a dare dei segnali di come dire, opposizione all'utilizzo dei carburanti fossili in senso stretto. Quindi il petrolio in questo momento, per quello che valutiamo noi, cioè i contratti futures sullo stesso, è molto più un attivo di tipo semispeculativo che non una materia prima in senso stretto. Prova ne sia il fatto che le quotazioni a pronti, quindi quelle per gli effettivi barili che viaggiano sui vascelli, è un argomento che abbiamo fatto tante volte insieme, questo, trattano quei barili 7, 8, 10 dollari più in basso del valore a termine che hanno sui contratti futures, semplicemente perché in un mondo dove le correlazioni tendono ad uno per effetto del mare di liquidità ancora iniettato dalle banche centrali, i contratti futures, specie del petrolio, che tra le materie prime insieme a loro è quella più finanziarizzata di tutte, non hanno un forte valore segnaletico in effetti. Per cui invito tutti a mantenere un atteggiamento di prudenza, sia perché siamo in un ecosistema artificiale di offerta. Ricordiamo tutti che abbiamo poco meno di 4 milioni di barili al giorno che sono ancora in naftalina, quindi il mercato difficilmente può definirsi
stretto, ok? Il mercato sa che quei barili ci sono. Il mercato però non sa se e quando verranno rilasciati, ma questo è un dominio di motivazioni che vanno ben al di là del profilo semplicemente di analisi fondamentale che facciamo noi, cioè, dietro insomma molto altro che non sia la mera funzione di domanda e offerta di petrolio. Sicché, ecco, starei molto attento a mettere sul piatto tutti gli elementi e non solo quelli finanziari che giustamente gli osservatori meno attenti guardano sui terminali, insomma. No, sì, assolutamente sì, perché impattano anche le dinamiche di breve termine in termini di prezzi, forse anche questo è uno dei motivi. Intanto però abbiamo visto ieri indicazione da parte della Commissione europea, in quanto hai menzionato anche le politiche green che impattano ovviamente i prezzi del petrolio, che il nucleare e il gas potrebbero ecco, essere compatibili con le proprie politiche della UE e possano essere considerati non come dire, che non, come due fonti di energia che non causano dei danni importanti. La pronuncia sotto questo punto di vista, scusate, la Commissione europea si dovrebbe pronunciare entro fine anno, forse il 15 dicembre, che era il primo deadline, non sarà, ecco, non sarà fattibile, in quanto prima dovrebbe esserci il Consiglio europeo, l'ultimo del 2021, quindi potrebbe rientrarci anche il nucleare. Però per quanto concerne sempre ovviamente il petrolio, c'è stata tantissima speculazione dopo la stessa decisione dell'OPEC, che è stata una decisione piuttosto politica per, ecco, non come dire, andare a rovinare ulteriormente le relazioni con gli Stati Uniti. Chi è effettivamente il grande, come dire, protagonista in termini di ecco, supply sul mercato? Allora, come ho già detto, il grande assente per motivi tecnici sul lato dell'offerta sono gli Stati Uniti. Gli Stati Ecco. Uniti che non hanno, per mille motivi, riportato sul mercato grosso modo 2 milioni e mezzo di produzione al giorno, quella produzione che nasce dalla shale, belt. Che è ovviamente il lembo di terra, no? Che è tra il Texas, la Louisiana, l'Arizona, produce questa nuova tipologia di petrolio grazie a delle nuove, oramai non più nuove perché ci sono da un decennio abbondante, tecniche di fratturazione orizzontale dei sedimenti scistosi dove è contenuto il petrolio. Ecco, questo petrolio non è tornato sul mercato per mille motivi che sono, come dire, esondano da questa intervista. Ma se noi guardassimo alla variabile prezzo, ok, è a quel petrolio che dobbiamo guardare, perché quel petrolio risponde a una logica, come dire, se volete, di mercato, cioè più alto il prezzo, più alta è l'offerta di molecole estratte in quella maniera. Tutto il resto della produzione di petrolio, in realtà, quindi quello del gruppo OPEC Plus, per dirla semplicemente, non torna sul mercato per motivi politici, punto e fine. Per cui due da una parte e quattro dall'altra, poi ci mettiamo dentro un po' di petrolio brasiliano, un po' di petrolio norvegese, un po' di petrolio angolano, e di altri paesi, come dire, il Canada stesso, che ovviamente anche lui ha dei grossi problemi interni relativamente alla transizione verde, e abbiamo che sul mercato mancano 8 milioni di barili, grosso modo, rispetto a quello che è il potenziale in questo momento. Per cui in nessun caso questo è un mercato tight, in nessun caso, ma è un mercato che per diverse ragioni è solo parzialmente legate alla dinamica dei prezzi e della domanda, non sta tornando sul mercato. Per cui il produttore marginale, come si dice in microeconomia, cioè quello che aggiunge l'ultimo barile di petrolio sul mercato, è sicuramente il mercato statunitense. Ma c'è una fetta di barili molto importante che non ritorna sul mercato per motivi geopolitici. Per cui,
al margine uno potrebbe pensare che il prezzo del petrolio può andare anche a $300 al barile se domani l'Arabia Saudita smette di produrre petrolio. Ecco, non so se mi spiego. È difficile definire un mercato al rialzo o al ribasso quanto in una condizione di semi-monopolio sostanzialmente. Quasi un terzo della produzione globale è in mano a chi sostanzialmente può decidere domani di aprire o chiudere i rubinetti, e in questo ci fa scuola l'ultima decisione dell'OPEC, cioè hanno dato un colpo al cerchio ed uno alla botte dicendo non scontentiamo le richieste di Washington ma aumentiamo lo stesso la produzione, utilizzando un artificio retorico che è stato quello di non chiudere la sessione del meeting. Quindi il meeting rimane aperto, se succede qualcosa di brutto tagliamo la produzione, se le cose vanno bene le lasciamo così come sono. Quindi è veramente un artificio retorico degno della migliore tradizione della scolastica medioevale europea, ecco, un coniglio dal cilindro in cui i sauditi sono maestri e hanno fatto quello che ha fatto, cioè il petrolio è tornato su di $8, però senza motivo, ecco, non c'è l'Omicron, ecco, rimane sullo sfondo come 4 giorni fa, lo è ancora oggi, ma c'è questa funzione opzionale in più che OPEC ha messo sul piatto e si vede. Assolutamente sì, sicuramente hanno indicato niente panico, aspettiamo e vediamo gli effetti almeno di medio-lungo termine dell'Omicron in particolar modo e le restrizioni in termini di viaggi appunto che ci sono adesso. Intanto un altro mercato estremamente interessante è quello del gas naturale. Nelle ultime giornate c'è stata un'importante discrepanza tra la performance del benchmark europeo, ovvero il TTF, la quotazione in Olanda, e quella degli States, che attualmente è al rialzo del 3,66% a $3.82 credo per British Thermal Units. Invece quella in Europa è tornata sopra, leggermente al di sopra dei $100. Una variabile, io direi, importante è appunto il vertice, lo scontro tra Putin e Biden, è stato ripreso da tutti i quotidiani ovviamente. Secondo me la ripresa più significativa e la migliore forse a questo punto, che ha toccato decisamente il punto principale, è quella del The Financial Times. Come potete vedere qua sull'angolo destro che sto indicando, indica che gli Stati Uniti fermeranno il Nord Stream 2 in caso la Russia invadesse con l'Ucraina. Poi ovviamente anche la stampa italiana riprende, però parla soprattutto di sanzioni finanziarie. Volevo capire quanto è importante per gli Stati Uniti un possibile conflitto tra appunto gli Stati Uniti e la Russia, perché effettivamente è l'Europa che dipende dalla Russia in termini di gas naturale, ma non gli States. Lo so. Lo so bene, e in un mio contributo al Financial Times di un mese fa circa sottolineavo proprio come politica di approvvigionamento europeo di molecole di gas russo sia stata oggetto oramai da circa 9 mesi di uno scontro pesantissimo che si è giocato prima in una dimensione di sottofornitura dell'Europa da parte della Russia, e lo scoop che ho fatto analizzando i dati, appunto me li ha ripresi addirittura il Financial Times in un'intervista, dimostra in maniera chiarissima questo, che sin da marzo-aprile del 2021 c'è stato un intervento di sottofornitura, o meglio di sottostoccaggio, non di sottofornitura, di molecole russe all'Europa. Tutto questo perché? Perché sullo sfondo c'è il Nord Stream 2. Nord Stream 2, che è un terreno delizioso sul quale si scontrano geopoliticamente Stati Uniti e Russia. Certo. Il problema qual è però? Che i soldati al fronte, utilizzando questa metafora oramai logora di tipo militaresco, ce li mandano gli europei. E quali soldati mandano gli europei al fronte? Sono la classe media europea, il settore industriale europeo, che quelle molecole utilizza o dovrebbe utilizzare per il settore industriale e il settore del riscaldamento durante l'inverno, no? Per
case e ambienti pubblici, e qui casca l'asino. L'estate del 2021 ha messo in luce la vasta quantità di incompetenza che c'è nell'analisi di questo mercato. Modestamente, seguendolo da una quindicina d'anni, ho imparato a gestire i due segmenti in maniera distinta, perché il mercato statunitense, del quale mi occupo eminentemente, è diventato solo durante quest'estate del 2021, come dire, correlato, che non vuol dire causato ovviamente, a quello europeo per effetto delle esportazioni di metano statunitense attraverso i vascelli di gas liquefatto. Ecco, questo ha fornito a una serie di imprudenti analisti è l'occasione di mostrare quanto non conoscano questo mercato, perché durante l'estate, dove il fattore meteorologico sulla domanda locale statunitense esercita un ruolo fattori di volte più piccolo che durante l'inverno, l'esportazione di alcune molecole di gas naturale americano, grosso modo il 12% della produzione locale, è stato, come dire, portato come motivazione in base alla quale, se sale il prezzo del metano in Europa, dovrebbe aumentare anche quello del metano statunitense. Nulla di più falso, perché il metano statunitense in prima battuta può aumentare solo per via residuale in ragione dell'andamento dei prezzi all'ingrosso dei vascelli sul mercato dell'Atlantico e dell'Oceano Indiano. E poi, soprattutto, durante l'inverno, che è dove siamo adesso, il fattore meteorologico diventa vastamente la fonte di domanda e più importante, sia per il metano statunitense che per quello europeo. Per cui il decoupling, la separazione che abbiamo visto negli ultimi, diciamo, tre settimane, un mese grosso modo, riflette profondamente il fatto che i determinanti della domanda di metano americano sono diversissimi da quelli del metano europeo, e quindi la fornitura russa sul mercato europeo esercita un impatto clamoroso, visto che noi 4 molecole su 5 le importiamo dalla Russia di metano. Viceversa, il metano americano, se manca la componente di domanda legata all'andamento meteorologico, che è poderosa durante l'inverno, ecco che quel prezzo semplicemente si dimentica della correlazione che non è mai esistita col TTF e va per fatti suoi, cosa che sta accadendo sistematicamente. No, infatti è quello il punto che stavamo appunto sottolineando, anche se attualmente, proprio in questo istante, entrambi i benchmark sono al rialzo superiore del 4%, però c'è stato un calo importante in termini di prezzi appunto per quanto concerne il benchmark statunitense. Dunque, giusto per capirci, un possibile inasprimento del conflitto tra Biden e Putin potrebbe impattare piuttosto il benchmark europeo più che quello americano, in quanto gli States non dipendono in alcun modo dalla Russia per quanto concerne il fornimento di gas naturale. Sicuramente sì, non c'è alcuna connessione. Quindi la vittima sarà l'Europa? Se dovesse esserci un stop, un stand-by del Nord Stream 2. Io di questo tema, appunto, ho scritto centinaia di tweet e purtroppo è così. L'Europa sta sacrificando su una alleanza, sacrificale, veramente religiosa, la propria sicurezza energetica, su una diatriba molto forte tra Stati Uniti e Russia, ma giocandosi le proprie penne. Quindi il gas europeo e tutto il mega tema della transizione energetica purtroppo si è ulteriormente invischiato in questa vertenza che va avanti da almeno un decennio, peraltro, è iniziata ieri. Nord Stream 2 è una questione aperta da un decennio, grosso modo. Per cui non saremmo mai dovuti arrivare a questo punto, cioè quello di giocare l'approvvigionamento energetico e la sicurezza energetica europea su uno scacchiere geopolitico sul quale francamente non è opportuno che ci rimettiamo le penne noi come europei in termini di sicurezza
e di approvvigionamento energetico. È un tema molto complicato questo, che richiederebbe una separazione degli argomenti. L'OPEC incarna perfettamente questo spirito solidaristico. Pensate che quando c'è stata la guerra Iran-Iraq negli anni 80, 1980 in particolare, i due stati erano in guerra, ma i ministri dell'energia dei due paesi insieme sedevano nel consiglio dell'OPEC e prendevano decisioni congiunte sulle forniture di petrolio. Ecco, questo dovrebbe dirla lunga su quanto importante sia la sicurezza energetica e quanto pure gravi, ma separate, siano le questioni diplomatiche e geopolitiche. Ottimo, grazie mille Domenico De Giorgio, Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione e buona giornata. Grazie soprattutto per essere stato con noi in questa giornata festiva. Grazie a voi, buon lavoro e buona continuazione.